Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni minime a 1000 euro, in quanto è arrivato finalmente un aggiornamento da parte di uno degli esponenti del governo. Vediamo le tempistiche per realizzare questa impresa che aspettano milioni di pensionati. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Come sappiamo, Silvio Berlusconi durante la campagna elettorale aveva promesso a milioni di pensionati l'innalzamento immediato delle pensioni minime a 1000 euro. In realtà così non è stato, già Giorgia Meloni durante la campagna elettorale era andata molto cauta su queste dichiarazioni e ora giustamente milioni di pensionati si chiedono quando sarà effettuato l'aumento promesso. Nelle scorse ore a dare un aggiornamento sulle tempistiche dell'aumento delle pensioni minime a 1000 euro ci ha pensato Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, replicando a una domanda sulle pensioni minime al termine del vertice sulla manovra. Lupi nello specifico ha detto: le pensioni minime a 1000 euro è l'obiettivo che ci siamo dati in campagna elettorale. Abbiamo 5 anni per realizzarlo. Il problema è trovare le risorse, ovviamente come tutti i provvedimenti di bilancio. Dunque ora un dietrofront, non sarà immediato l'aumento delle pensioni minime come speravano milioni di pensionati, ma servirebbe la bellezza di 5 anni. Si capisce che in 5 anni il governo potrebbe tranquillamente cadere o comunque succedere di tutto e di più. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.